Diciamo che questa sera è stato più facile avere la piazza rispetto a venerdì scorso. Credo che le piazze sono state pensate per tante ragioni. Sono state pensate per mettere a confronto Chiesa e potere temporale, sono state pensate per organizzare l'incontro delle generazioni, bambini e nonni, figli e mamme, sono state pensate per esprimere i prodotti del commercio. Le piazze sono state pensate anche per far vedere quanto di bello produce una città che è una grande invenzione dell'Europa e soprattutto dell'Italia. Ma le piazze sono state concepite anche per fare toccare con mano e far vedere la democrazia. E la democrazia va in onda, per esempio quando si inaugura una grande opera pubblica, si racconta quell'opera pubblica in piazza, ma anche quando accade un fatto di grande significato collettivo, qual è la scelta della classe dirigente. Ieri, oggi, l'Abruzzo ha scelto una nuova classe dirigente. Qualche giornalista giustamente rigoroso mi ha detto: ma non ti emozioni mai? Io sono molto emozionato. Il problema è che, avendo vissuto anche esperienze dolorosissime, è come se adesso avessi guadagnato una fortezza particolare. E questa fortezza particolare non mi impedisce di cogliere le emozioni, però quello che mi scompone è quando vedo il dolore che demolisce la vita di una persona, così come mi scompone quando vedo una città demolita da un fatto traumatico, imprevedibile. Purtroppo questa regione si trova ad avere sia la sconfitta delle vite personali per via di una salute che sempre di più chiama in causa la sanità pubblica e per la quale noi dobbiamo fare molto di più, e anche ha assistito al demolirsi di territori e di città quando, per esempio, nel 2009 noi abbiamo contato il terremoto dell'Aquila e dei comuni del cratere. Sono contento di essere qui dopo 3 giorni con Massimo Cialente, Giovanni Lolli e anche Giovanni Legnini, poiché dobbiamo testimoniare tutto quello che accelereremo a favore dell'Aquila. E quando dico l'Aquila dico qualsiasi comune che arriva a conoscere una difficoltà distruttiva imprevedibile. Anche Pescara ha vissuto questa condizione. Quando noi pensiamo Pescara rispetto al porto, anche lì c'è stata una condizione demolitiva di un'ambizione, demolitiva di una strategia, demolitiva di un progetto di vita collettiva qual è quello dei pescatori, dei marinai e di quella parte di economia portuale che noi dobbiamo sapere difendere e rilanciare. Vedete, io oggi mi sono occupato molto di tenermi lontano, starei per dire dal secolo. Ho avuto la fortuna di fare un lungo viaggio fino ai confini tra Abruzzo e Lazio, tra la provincia dell'Aquila e la provincia di Rieti. Sono stato a Leonessa, mi sono rifatto tutta la Salaria e ho avuto la compagnia di un grande sacerdote, un padre redentorista di Francavilla, e mi sono raccolto con lui a cercare di capire alla fine che cos'è che vale nella vita delle realtà collettive o nella vita dei singoli, e ci siamo messi d'accordo su questa risposta, su questo giudizio. Vale nella vita dei singoli e delle collettività che ciascuno dia il massimo contributo affinché per ognuno sia facile l'espressione del meglio di sé. Io credo che su questo anche la politica possa trovarsi in accordo. La fatica deve puntare, l'intuizione, l'inventiva, la fantasia devono puntare a fare in modo che ciascuno dia il meglio di sé. Questo è un grande valore della vita individuale e collettiva. Allora, se noi vogliamo che l'Abruzzo dia il meglio di sé, come cominciamo a stabilire un'agenda di priorità? Primo posto. Non deve essere difficile curarsi in Abruzzo,
deve essere facile e deve essere veloce. Sapere come sta una persona quando si preoccupa che può stare male, che può avere dentro di sé fragilità e debolezza. E su questo tutte le persone di buona volontà che hanno studiato, i medici, il personale di supporto, i volontari, le associazioni, tutto quello che costituisce la comunità dei sanitari dell'Abruzzo si deve sentire convocata da noi per questa nuova stagione, e mai più un medico si deve sentire umiliato se deve pensare alla sua carriera, non deve progettare di andare a pranzo col Presidente della Regione o cercare di farsi amico l'assessore alla sanità o altre fumisterie di questo tipo. Così come deve essere facile e fare in modo che l'Abruzzo consenta a ciascun imprenditore di esprimere il meglio di sé, nel senso che ogni imprenditore deve tornare ad apprezzare come significativo potere investire, potere osare, consumare il suo tempo, le sue risorse, destinandole a fare in modo che si produca ricchezza individuale e collettiva. Mai più 9 anni per avere un'autorizzazione, è successo al dottor Mancini di Mosciano Sant'Angelo, o 39 mesi, è successo ad un imprenditore di lungo corso originario di Pescara che sta investendo ad Ortona. Noi dobbiamo essere capaci di fare accadere quello che vale velocemente, soprattutto quando c'è di mezzo il reddito e il lavoro. La funzione per cui le società sono nate è fare in modo che si ridivida la condizione di forza dell'uno rispetto agli altri. Terzo, dobbiamo fare in modo che i nostri comuni, i comuni anche lontani, concepiti dalla storia dei nostri avi lontani, anche quei comuni devono poter sopravvivere e vivere comodamente, avendo opportunità. Penso ai piccoli comuni di montagna che vanno aiutati a mettersi insieme, non a fondersi, a stringersi insieme, ad allearsi. Qui abbiamo la fortuna di avere una persona di lungo corso di buon governo come Giovanni Legnini, una persona che si è dedicata molto in questa campagna elettorale, ancorché non candidata, così come abbiamo una persona di lungo corso, di premura politica, di sperimentazione politica come Giovanni Lolli, che si è dedicata nonostante non candidata, e anche i tanti sindaci, e tra questi in maniera emblematica il sindaco dell'Aquila, che l'ho sentito impegnarsi, dire parole ad alta voce, fare sottolineature, assumere oneri su di sé e su quella che deve essere anche l'agenda dei suoi tempi personali ed istituzionali. Noi dobbiamo fare in modo che le pari opportunità in Abruzzo siano davvero una cifra dell'essere centrosinistra, dell'essere realizzatori. Quando mi hanno chiesto: ma che cos'è la vostra coalizione? Noi siamo riconosciuti e riconoscibili per due qualità: essere di centrosinistra, e lo riempiremo di significato, e poi essere realizzatori. Noi dobbiamo fare in modo che le idee delle persone, le ambizioni, i sogni, i progetti diventino fatti. È su questo che si misura la capacità poi di conquistare autorevolezza, legittimazione. Mi hanno chiesto: ma come facevi tu ad essere così tranquillo? Il presidente Spacca venerdì è stato ospite nostro per una consumazione molto veloce dopo la conferenza stampa, mi ha detto: ma tu ti trattieni così a lungo, ma allora sei tranquillo? Ho detto: sì, sono tranquillo, perché sapevamo tutto quello che abbiamo fatto, ascoltato, tutto quello che abbiamo incrociato come aspettative, speranze, desideri, ambizioni di questa regione. 16.000 chilometri ho fatto io, ma altrettanti ne ha fatti Silvio Paolucci, Camillo D'Alessandro, Giovanni Legnini, Giovanni Lolli, il sindaco dell'Aquila, i tanti sindaci sparsi, parlamentari dovunque, i candidati di tutte e quattro le province, i 232 candidati. Come sono venuti fuori questi? Perché si sono dichiarati così disponibili? Non è che mi si può dire che io oggi li ho incantati con il potere, perché fino a poco tempo fa qualche cattivo intenzionato mi diceva: ma tu hai il trono dal quale, col quale orienti. Io sono anni che non amministro una carta intestata. E che cos'è che amministriamo adesso? Le idee, la capacità di coniugare le idee. E guardate, sono anche contento che questa volta non abbiamo avuto né rinoceronti, né imbufaliti, presumibili, bravi, non so in che tipo di comunicazione, perché l'abbiamo fatta noi, con il nudo della nostra determinazione e con la capacità che abbiamo di entrare nel merito, di entrare nel suolo, di entrare dentro proprio.
C'è una bellissima frase di Giuseppe De Rita, quando lui pensa ai sindaci, pensa ai presidenti regione, pensa a quelli insomma che hanno fatto amministrazione territoriale, dice che sono gli unici che conoscono il territorio, e del territorio non conoscono la radice semantica che è terreo, ma conoscono il territorio per la solidità del territorio, per quello che nel territorio si incontra. Nel territorio c'è la vita, c'è il progetto, c'è la speranza, c'è il dolore, c'è l'ambizione, c'è anche la difficoltà, c'è l'affanno. Noi questo abbiamo saputo cucire, rappresentare, mettendoci anche una grande carica di speranza. Che cos'è che io rendo certo agli abruzzesi? Primo, tutto il tempo che l'ordinamento ci dà lo dedichiamo al buon governo. E che cos'è il buon governo? È una continua cucitura tra ciò che si aspetta la cittadinanza, ciò che le norme, ciò che l'ordinamento, ciò che la progettualità delle persone singole e collettive riescono a produrre. Mi è venuta fuori una frase venerdì, che detta con le giuste vocali funziona, è garanzia, sbagliando vocale diventa una patologia. Sarà dettatura democratica, nel senso che opereremo sotto dettatura, la dettatura della cittadinanza, degli interessi, delle ambizioni, dettatura. Perché in Abruzzo andava a votare così poca gente in passato? Io chiedo di essere giudicato la prossima volta per il numero degli elettori, la prossima volta, cioè quando si voterà la prossima volta, e una prossima volta anche al comune di Pescara fra 15 giorni. E con Marco dobbiamo fare un miracolo, nel senso che non solo deve vincere, deve dare luogo ad una grande espressione di potenza, ad una grande espressione di speranza, di progetto, deve recuperare il filo del discorso dove è stato interrotto, molto per calcolo, molto per cattiveria. Quanto vorrei essere adesso una farfalla e sedermi sulla spalla di quelle due persone che si sono messe insieme qualche anno fa a confabulare per creare pozzanghera e trappole, cercando di bloccare la voglia di fare a favore di questa città. Non ce l'ho con chi ha dovuto fare il lavoro dell'accertamento, l'ho sempre detto. Io ce l'ho con chi ha distrutto il suo tempo di rappresentanza politica, anziché dedicarsi ai progetti, a stanare le questioni, le difficoltà, i problemi, si è messo a progettare l'inganno contro di me. 39 denunce mi ha fatto un signore che adesso vorrei capire che cos'è che pensa. Ma non era meglio che facesse a favore di Pescara? Non era meglio che si occupasse della sede dell'INAIL che passava ad un privato, del porto di Pescara, della stazione ferroviaria piena di ragnatele e di materassi, del fatto che il tracciato ferroviario va rinnovato, sottoposto a nuovi deviatoi? Invece lì addirittura mi hanno raccontato che l'ultima delle buone azioni che ha prodotto, siccome nella mia macchina c'era una paletta dell'ANAS in quanto funzionario io dell'ANAS, sono stato oggetto dell'ennesima denuncia sull'ipotetico abuso di quella paletta. Che miseria! Che miseria! Però ho promesso a mia madre che non ne parlo più, perché non mi voglio fare inutili risentiti. Prometto a voi che dichiareremo guerra soltanto ai problemi. Allora, al primo posto, i giornalisti nazionali e territoriali mi chiedono che cos'è che metterete come agenda di governo. Allora, la priorità numero zero, una lettera ai dirigenti e ai capi servizio per capire la consistenza del deficit, del debito e delle situazioni potenzialmente debitorie. Voglio conoscere tutto quello che c'è da conoscere, al di là dei naturali malloppi di carte che molte volte non raccontano nulla, e quello è il dies a quo dal quale partiremo per capire di cosa si tratta la giacenza delle risorse a valenza finanziaria. Non voglio e non dobbiamo, lo dico a tutti i colleghi e collaboratori, passare 9, 10, 15 mesi a rintracciare l'entità di qual è il numero del buco. Una sola volta ci occupiamo di questo scattando una fotografia. La priorità numero uno deve riguardare far girare la ruota dell'economia.
portare le imprese abruzzesi a 150.000 nell'arco di 5 anni. Adesso sono 129.000, ma rimango innamorato di un numero: le migliaia di imprese che hanno fatto istanza a valere sulla legge 488, ve la ricordate voi? Una delle migliori intuizioni del ministro dello sviluppo economico, ormai messo in dimenticatoio, Bersani, per l'innovazione di prodotto e di processo. Dall'Abruzzo migliaia di candidature, alcune vennero istruite favorevolmente, altre istruite dal punto di vista dell'idoneità ma non ebbero assegnazione di risorse. Voglio ritrovare quali sono quelle imprese che volevano investire e capire se ci sono ancora progetti di vita a valere sul nostro territorio. E di lì Giovanni Legnini, Lolli, Cialente, i parlamentari Castricone, Vittoria e tutti quelli che hanno voglia di aiutare questo grande treno dell'Abruzzo. Dobbiamo capire come declinare copertura, spingimento in maniera tale che ricominci a prodursi ricchezza e reddito in Abruzzo. Secondo, fare in modo da trovare accorgimenti adeguati. Chi deve sapere come sta sul piano della salute non deve fare telefonata a nessun prepotente per farsi un esame, per conoscere come lui sta, deve accadere in automatico, come accade a Borgo Trento di Verona, che è una città complessa, con ospedali riuniti complessi, con più popolazione da servire, e lì accade in automatico. Addirittura, dopo che c'è la prestazione ad alta densità medicale, si verifica anche la telefonata per dire come va a 30 giorni, a 60 giorni come stai. Noi dobbiamo tendere ad avere questo livello di premura nei confronti della persona, una premura comunitaria, ambiziosa. Il personale motivato c'è, la geometria dell'edilizia sanitaria c'è, abbiamo anche la tecnologia, si tratta di introdurre quel liquido al mercurio che è l'organizzazione. E l'organizzazione si nutre, come sa bene Massimo Cialente, anche di autonomia da assegnare. Il direttore di un distretto, il direttore di una casa della salute, il direttore di un presidio non devono stare lì terrorizzati al telefono in attesa che arrivi l'ordine autorizzativo, obiettivi concordati e poi a valle autonomia. Terzo dato, cari amici, dove riqualifichiamo in sanità? L'oggetto della riqualificazione deve essere compiutezza di dotazioni affinché vada in onda quell'altra funzione. Il compianto è citato Torlontano, citato da Massimo Cialente, ha accompagnato la riqualificazione dell'ospedale generalista di Città Sant'Angelo. Io ero presidente della provincia, c'era Armando Mancini che faceva, diciamo, da innovatore alla ASL di Pescara, e c'era Glauco Torlontano che era il decano della ASL di Pescara. Quando determinammo la rideclinazione dell'ospedale di Città Sant'Angelo da ospedale generalista a struttura destinata alla qualità della vita degli anziani, fu immediata l'operazione, fu piena, fu su base fortemente dotata in maniera tale che la cittadinanza capisse l'immediatezza della sostituzione. Questo dobbiamo fare dovunque è in atto e in onda una modifica di funzioni. Terza priorità: fare ricominciare una stagione di infrastrutture in Abruzzo. Sulle ferrovie, Giovanni e la Regione, i parlamentari Giovanni Legnini e la Regione, e la holding delle ferrovie, il governo Renzi, e il Parlamento e le premure politiche dovranno fare in modo che nella Pescara-Bologna la velocità venga portata a 200. Ce la possiamo fare se non ci facciamo vincere dalla pigrizia, così come dobbiamo migliorare la velocità di percorrenza della Pescara-Roma. E quando dico Pescara-Roma, guardate, abbiamo una idea molto precisa sul da farsi, non voglio ripetere, ma faremo, caro Massimo, caro Giovanni Lolli, anche Pescara-Sulmona-L'Aquila. Il direttore di RFI mi ha spiegato qual è l'accorgimento: anche a bassa copertura finanziaria si può determinare con qualcosa in più di un'ora il tempo di raggiungimento Pescara-Sulmona-L'Aquila. Perché non si è fatto prima? Perché non si è saputo che questi segni ridanno legittimazione alla politica? Non sono gli insulti, le parolacce, non è la rabbia, non è la demolizione dell'avversario, non è insomma la distruzione ciò che rigenera la politica. Noi dobbiamo ricominciare a fare in modo che la politica produca utilità collettiva, convenienza collettiva. Ecco perché vi dico, fra 5 anni voi vedrete l'effetto, a partire dalla tanta gente che va a votare.
poi di quella tanta gente che va a votare, una parte prevalente sceglierà chi ha fatto bene e una parte minoritaria chi non ha fatto nulla. Io sono estremamente sicuro di questo, così come dobbiamo lavorare per fare sì che i fiumi e il mare tornino ad essere amici delle persone, dei bambini, delle famiglie, del turismo, della capacità di promozione di questa regione. È tutto possibile. La piccola regione Umbra si trova alla seconda generazione dei contratti di fiume e noi perché non ce la dovremmo fare? Perché? Mi hanno detto: ma perché hai parlato di valori Abruzzo e poi ti candidi contro? Il valore che ha l'Abruzzo, che mai ha smesso di esprimere, è il valore delle famiglie, è il valore dei 61.000 volontari, dei 200.000 tra ragazzi e meno adulti che studiano all'università, che sono 200.000 quelli che la mattina impiegano il cervello per prepararsi al futuro, 8.000 sono i laureati che ogni anno completano gli studi universitari, 129.000 sono gli imprenditori anche affannati dalle difficoltà della crisi. Questo ha valore. A questo valore noi dobbiamo aggiungere il valore della pubblica amministrazione, il valore della decisione pubblica, il valore della capacità di scrutare le emergenze, di fare agende di priorità. Se ci fossimo stati noi ad aiutare da comune di Pescara, il comune dell'Aquila, il Parlamento del Paese e magari anche il rinunciatario livello di governo regionale, durante quei mesi drammatici noi avremmo potuto fare un gesto in più. Avremmo mandato 50-60 geometri in quei giorni drammatici, perché è lì che poi si fa toccare con mano la capacità di reagire di una istituzione. Noi non ci siamo stati, perché quella è stata una fase di vacatio, però ci volevamo essere per contribuire a cucire questa regione. Cucirla non significa annegare le differenze, cucire significa liberare e distinguere questa regione secondo i suoi tanti punti di forza. Vedrete quello che faremo anche rispetto per esempio alla vitalità dell'aeroporto, che va specializzato l'aeroporto di Pescara. E poi bisogna aiutare l'Aquila a fare in modo per esempio che quel patrimonio di chiese conosca l'immediatezza della copertura progettuale e poi finanziaria da parte del Ministero dei Beni Culturali, che non può trattare tutto allo stesso modo. Troppe volte si cambia Ministro dei Beni Culturali in Italia, Giovanni. Sui beni culturali noi dobbiamo individuare una dorsale di valore che richiede anche continuità di dedizione. Magani va difeso, va trattenuto e mantenuto lì, perché adesso lui conosce nel di dentro le questioni, ha anche un vincolo morale con ciò che vale di questa regione, e anche questo deve trovare il cimento del Presidente della Regione. Su tutto questo, cari amici, voi vedrete che cosa scateneremo, che cosa aggiungervi. Vi rendo certo che non ci risparmieremo, vi rendo certo che ogni giorno noi faremo come fanno gli artigiani, col bigliettino lì a trovare qual è il problema che abbiamo risolto. E poi ancora, faremo sì che questa regione, per esempio, conosca una straordinaria stagione di manutenzione delle scuole. Renzi ha fatto bene ad attivare quella linea di priorità da sindaco nazionale quale si sente, ma esiste un tema anche in Abruzzo, come esiste un tema del dissesto idrogeologico, 16 aree a rischio idrogeologico, addirittura fotografate dall'allora direttore generale dell'APAT, credo che si chiami Giovanni Damiani, quando stava con Edo Ronchi, e quelle aree a rischio idrogeologico sono rimaste così. Giovanni, occupiamocene prima che succeda il disastro. Oggi costa 1, domani potrebbe costare 11. Quello che vi garantisco è velocità, sollecitudine. Vi chiedo una sola cosa: metteteci, per seguire anche i consigli di mia madre, il vostro cuore per fare in modo che tutti colgano la nostra buona volontà nell'occuparci di queste questioni. Lo faremo senza risparmio, lo faremo anche chiamando a raccolta tutti quelli dall'opposizione che sapranno suggerire e contribuire. Lo faremo però difendendo fino all'ultimo minuto il potere che la democrazia ci consente, il potere per poter fare, come ci ha detto Pisapia, ma di sicuro non saremo amministratori della regione, perché ogni volta declineremo questa espressione: non è di mia competenza. Mai io dirò non è di mia competenza. Dove c'è una questione, lì c'è la competenza della regione. Ogni volta sarà così. Adesso una parola per Pescara, spero che se ne possa dire anche una importante per
Teramo, spero, non conosco i dati. Ho studiato San Filippo Neri oggi durante il viaggio di andata e ritorno, non conosco i dati di Teramo. Su Pescara ci dobbiamo scaglionare dovunque, lungo le strade di questa città, facendo capire che una volta ci occorre la coincidenza della piena corrispondenza tra il livello comunale e il livello regionale. È successo una volta, quando era presidente della giunta regionale Giustino De Cecco, ci fu una formidabile alleanza, ricordata anche adesso dagli aquilani per la città dell'Aquila, ma ricordata anche a Pescara. Adesso, caro Marco, tu devi rendere certo il fatto che dal comune di Pescara non arrivino trappole, ostacoli, difficoltà, rallentamenti, dispetti, gelosie e invidie. 5 anni dateci di tempo, 5 anni, e vedrete che cos'è che diventerà il suolo abitato, il suolo libero concepito da Dio, il suolo abitato dalle persone di questa terra. Marco, io non mi risparmierò. Adesso a te la parola per un saluto e poi a Giovanni Legnini e a Giovanni Lolli, a Giovanni anche, e anche a Massimo Celente. Un saluto a tutte e quattro, lo voglio sentire. Buonasera, buonasera a tutti, ormai ci troviamo ogni sera in piazza, non vorrei perdeste queste abitudini, mi raccomando. Siamo qui, naturalmente ringraziamo sempre quanti gremiscono la piazza Salotto, siamo qui per una festa, la festa di Luciano, che ha ottenuto un risultato straordinario con quello che in gergo credo si possa definire l'asfaltazione, l'asfaltamento. Non sono molto esperto di queste cose, però il risultato è senz'altro uno scarto notevole. E poi mentre noi qui ci divertiamo, mentre noi qui festeggiamo, c'è chi soffre, perché diciamo che sono in corso degli scrutini che sono ritardati perché le operazioni di voto sono state complesse, però c'era un vento chiarissimo nell'aria sin da ieri sera, io quasi mi sono stropicciato gli occhi, devo dire la verità. E poi a calare dalla regione, quindi la consapevolezza che c'è un vento che ci incoraggia, io credo proprio che ci dovremo risentire l'8 di giugno, temo, lo so ragazzi, lo so, vi assicuro che ne avrei fatto anch'io volentieri a meno, ma altri 15 giorni sono uno spettacolo. Naturalmente convochiamo tutti voi e tutti, diciamo, gli amici illustrissimi che sono qui sul palco per altri 15 giorni di passione. Un abbraccio a tutti e grazie. Questa sera ha parlato il nuovo presidente della nostra regione, al quale tutti facciamo gli auguri. Auguri a lui, a tutti gli eletti, a tutti gli abruzzesi. È stata una straordinaria vittoria in Italia, eclatante per il Partito Democratico, una straordinaria vittoria in Abruzzo. Luciano è presidente, avremo un consiglio regionale forte, autorevole, capace di trasformare le molte idee che lui ci ha detto questa sera e tante altre in fatti, realizzazioni concrete. La vittoria di Luciano, caro Massimo, dovrà diventare, come il tuo sacrificio, il vostro sacrificio, la vittoria dell'Abruzzo e degli abruzzesi, con i fatti concreti che si realizzeranno con il lavoro, con la tenacia, con l'insistenza, la determinazione che ci appropria. Siamo quasi tutti coccia d'orsa, diciamo. Caro Marco, in bocca al lupo, saremo tutti con te, ce la farai, ce la faremo. Grazie, buonasera. Ci eravamo abituati negli ultimi anni, la sera delle elezioni, a cercare le spiegazioni che dimostrassero come mai non era andato bene, qualcuno su cui scaricare la colpa. Ecco, a vincere è bello, ma ve lo devo dire. È bello, ma per essere bello fino in fondo qua ci vuole la ciliegina sulla torta, e la ciliegina è Marco. Quindi mi raccomando, deve essere un risultato completo, così poi ci mettiamo al lavoro e ci assumiamo le nostre responsabilità. Grazie. Velocissimo, ci sto a prendere gusto a vedere qua, anche perché guardate, io 30 secondi.
Veramente io questa piazza, mia madre mi diceva piazza Salotto quando ero piccolo, quindi ogni volta che vengo ho un tuffo al cuore, quindi adesso è la seconda volta che posso parlare, solo per dire io sono felicissimo per il futuro del cratere, perché veramente noi abbiamo una grande fiducia in Luciano. E sapete, Luciano nel comune dell'Aquila ha preso più del 57%. Questo è il nuovo Abruzzo del quale vi ho parlato, più del 57%. Noi ci siamo affidati come abruzzesi a Luciano. Credetemi, io non vedo l'ora di cominciare a lavorare, ma non solo per ricostruire l'acqua e il cratere, io ne ho una voglia folle da abruzzese. Io sto scoprendo l'ambizione, ve l'ho già detto, l'Aquila si deve rifare, deve essere una delle città più moderne e più belle d'Europa. Io sto guardando a quello, questa è una terra meravigliosa. Questi 5 anni, credetemi, noi consegneremo veramente ai nostri ragazzi una terra bellissima, però ci dobbiamo credere tutti, perché io ho imparato facendo il sindaco che io posso credere ciò che voglio, ma se non c'è dietro la gente non si fa nulla. Quindi io vi chiedo questo e soprattutto, guardate, io torno per la campagna elettorale di Marco, perché è importante avere la squadra, noi siamo una squadra e il mio sogno, sai qual è? È un grande asse, l'Aquila Pescara, un grande asse, l'asse in cui ridiamo ai nostri ragazzi. A me mio fratello piccolo, un fratello piccolo mi ha regalato un nipotino 2 giorni fa, io voglio per questo nipotino che sia orgoglioso di essere abruzzese, ma soprattutto voglio che viva tutta la vita in questa terra, e questo dipende da tutti noi, e siamo una squadra, ecco perché Marco, io sono con te e veramente facciamo questa squadra. Grazie, viva Pescara, ma viva soprattutto Luciano. Troppo emozionato, ma lo ero già quando si è candidato Luciano, perché quando sento da lontano che torna prepotente questa voglia di vincere, allora mi emoziono. Io volevo ringraziare, hai fatto commuovere tutti gli amici miei l'altra sera, ma ne tu l'hai svuotato quello dell'Aquila. Marco Manno, teniamo duro. Un applauso a Mimmo, perché l'altra sera ci ha fatto sognare col suo pianoforte, con il suo genio artistico, veramente l'orgoglio della musica cantautorale abruzzese. E una sola cosa, sì. Non c'è due senza, no, lo sappiamo, però noi lo dicevamo, facciamolo succedere, staremo qua 15 giorni, ancora ci dovete sopportare. Io volevo solo dire una cosa sola, perché mi hanno intervistato un attimo, mi ha detto: allora che ne pensi di questa vittoria di Luciano D'Alfonso del centro-sinistra? Non ha vinto il centro-sinistra, non ha vinto Luciano D'Alfonso, hanno vinto le imprese che hanno buone volontà, hanno vinto i disoccupati che cercheranno e troveranno il lavoro, hanno vinto gli anziani, i deboli, perché a loro verrà riconosciuto quello che è stato tolto negli ultimi 5 anni. Poi a una persona particolare che usa fare le campagne elettorali non col cuore ma con le parolacce, ho detto che non si sputa mai in aria, perché me l'ha insegnato mamma. Ne sputo all'aria, perché lo sputo dal ben faccia. E niente, sono commosso e speriamo di tenere sempre viva questa bellissima energia. Tanto sono 14 giorni, insomma. Mo, se tu c'hai voglia, ci rifacciamo tutti i comizi, tutte le sere.
Onorevole, scusa, io non l'avevo visto. Ciao. Grande applauso, è lei che ci ha portato vittoria. Vittoria, due parole. Sono felicissima, grazie a tutti. Bravo. Cioè, l'altra sera ne ha parlato per niente, adesso sta telegrafica e che così. Vabbè, presidente, come ti dobbiamo chiamare? Governatore, presidente, conduttore. Sindaco d'Abruzzo, questo è bene, questo è bene. Allora, i tre cose dovevo dirvi, uno me lo sono scordato. Che dobbiamo? Beh, questo l'avevamo detto, tutti quelli che non... Vabbè, noi li aspettiamo, io ho detto che le sedi dei nostri partiti sono aperti, poi io dico, guarda, non è perché uno potrebbe dire che stiamo degli stupidaggi, è la verità. Mi sono confrontato con un nostro candidato serio, impegnato da sempre in politica, e parlavamo di vari programmi, ma non per dire male a nessuno, per l'amor di Dio. E ha detto, sai, ho visto il programma del 5 Stelle sulla regione, ha detto, ma due le cose, metà programmi ce l'hanno copiato e va bene, e l'altra metà delle cose che chiedono già ci sta ma non lo sanno. Non sto scherzando, me l'hanno detto, io non lo so, non ho in mano i documenti, però voglio dire, siccome ci sono delle persone di buona volontà, delle persone che hanno voglia sicuramente di fare, di impegnarsi, si sono impegnate all'ultimo momento, non hanno trovato un canale giusto, guardate, con un po' meno rabbia e con tantissima buona volontà, le nostre sezioni sono tutte aperte, iniziamo a collaborare, conosciamoci, perché quando abbattiamo il pregiudizio potrete avere un giudizio su di noi e magari diventiamo pure amici, chi lo sa. Chi conclude qua? Concludi tu. Lui è il vice sindaco ideale di Pescara. Sì, ma questo già me l'ha detto 12 anni fa, ma non mi ha andato a Montesilvano a fare l'assessore. Vabbè, una sera, eravamo qua. Dico, 12 anni fa eravamo qua insieme, io e Germano. Esattamente. Era il 13 di giugno, Sant'Antonio. E devo dire che è stata quindi una serata di buona fortuna, come è stata una serata... Buona fortuna era il titolo del tuo brano a Sanremo tanti anni fa, è verissimo. No, dillo. Mimmo, allora, dove ci ridiamo l'appuntamento per il ballottaggio? No, tra 15 giorni, tra 15 giorni, dove preferisci tu? Ma oddio, forse ci stiamo abituando qui, mi sembra che ci troviamo bene, si potrebbe ripetere, poi a Cialente viene al volo, insomma, quindi... Noi avevamo pensato al fondo del mare, no? No, al facciamo qua, allora squadra vincente non si cambia, armonete tutti quindi, non ci facete fare brutto figlio. Chiamate gli amici e i parenti, ne sappiamo tanti. L'appuntamento durante non la prima settimana, perché c'è un attimo di relax. Un po' di suspense, un po' di... Apparentamenti? Lo escludo. Bravo. Arriva single. Riparendo la casa, meglio so assolutamente, perché quelli che salgono alla fine sono quelli che dovete un rogno, poi è scientificamente provato, e noi riprendiamo l'ultima settimana dove abbiamo lasciato. E dovrei finire con una frase che stasera non l'ha detto Luciano, la dici tu, la dico io, che Dio vi benedica. Andate e portate il verbo. Grazie di cuore. Buona serata. Non ve ne andate che dobbiamo fare la foto a voi, a tutto il pubblico. Claudio. Alfo. Pozzo. La chimica lembra distrutto, la vita nei fiumi. Un grosso applauso a Pierangelo Bertoli. Freddo interesse alla vita, ha sbarrato le porte. L'isola intera trovata.